La Corte Suprema americana riabilita in parte il bando sui migranti di Trump e il Presidente commenta una vittoria per la sicurezza nazionale. Banche venete, la Commissione europea vigila sui conti e avverte gli aiuti pubblici potrebbero gravare su deficit e debito. Mosul festeggia la fine del Ramadan tra voglia di pace e promesse di nuove vendette. Il racconto dell'inviata Lucia Goracci. Il braccialetto elettronico arriverà a breve, dunque resta ancora in carcere l'attore Domenico Diele, accusato di omicidio stradale. Fiorentina ufficialmente messa in vendita dai Della Valle, amareggiati per le contestazioni dei tifosi. Chi la vuole si faccia avanti.